della Federazione Italiana Pubblici Esercenti Confcommercio, Lino Enrico Stoppani. Buongiorno, benvenuto su Marconi. Buongiorno e grazie per l'ospitalità. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Allora, come detto prima, questo 2018 è un anno importante perché è l'anno del cibo italiano, quindi inevitabilmente un anno molto importante per l'agroalimentare, e con 41 miliardi di euro di valore aggiunto, se non ho, insomma, se il dato è giusto, e 1 milione di addetti, la ristorazione si conferma, no, componente decisiva dell'intera filiera agroalimentare italiana. Beh sì, lei ha premesso valorizzando quelle che sono le eccellenze del settore, insomma, in termini di numeri, di fatturati, di posti occupati, eccetera, ma anche in termini di immagine per il nostro paese. Lei sa che il cibo è il secondo motivo per il quale uno straniero sceglie l'Italia come destinazione turistica ed è il primo motivo per il quale vi ritorna, per cui la responsabilità, l'interesse di mantenere sul cibo i valori qualitativi che lo caratterizzano evidentemente è una priorità di questo paese. Purtroppo oggi il tema è le devianze, le dequalificazioni collegate all'infiltrazione malavitose, ma ha fatto bene a ricordare i numeri, i valori di un settore che dà occupazione, produce interessi, produce benessere, produce anche buona reputazione per il paese. No, è assolutamente, tra l'altro, fondamentale rilevarlo, anche perché, no, Presidente, le due cose si legano, perché riflettere su il cibo italiano vuol dire riflettere sul, sulla valenza positiva del tutto, ma che inevitabilmente si lega anche alla valenza negativa, nel senso, così, per stare il fianco alla criminalità danneggia poi tutti, questo è il punto. Ha detto molto bene, mi lasci fare però su questo argomento due premesse. Sì. La prima è che purtroppo, e lo dico con grande dispiacere come cittadino nella fattispecie, è un tema trasversale che tocca il mondo del cibo, ma tocca anche il tema delle infrastrutture, delle aeromafie e tantissimi altri settori. L'altro aspetto è che i pubblici esercizi, almeno la parte sana del pubblico esercizio della ristorazione, ne è vittima, perché le infiltrazioni malavitose alterano quelli che sono i principi della libera concorrenza, producendo danni allargati in termini sociali, in termini di dequalificazione, in termini di reputazione, in termini di dumping sui prezzi, in termini di stravolgimento degli avviamenti commerciali, minando poi quelli che sono i valori del lavoro corretto, fatto di passione, di competenze e anche di orgoglio, di dignità, e oltre che di interessi, insomma. Per cui qualsiasi cosa si fa per contrastare un fenomeno che purtroppo esiste e ovviamente preoccupa la magistratura e le forze dell'ordine, ma preoccupa anche chi ha la responsabilità di rappresentare il settore, insomma, fatti di persone per bene, che molto spesso, quando vengono diffuse correttamente le informazioni su quelli che sono gli atti, le confische o le azioni delle forze di polizia e della magistratura, evidentemente si crea un pregiudizio, un danno d'immagine anche al nostro settore. Per cui la posizione del Presidente di categoria evidentemente è quella, non è quella ovviamente di dire che non esiste malavita nel nostro settore, anzi è un problema vero, mi fa piacere che moltiplicano le occasioni di confronto utili anche a prevenire, a contrastare un fenomeno sul quale certamente dipendono tanti fattori, certamente la crisi che ha consentito e porta il consumatore ad avere meno attenzione a quello che è il fattore prezzo, facendo attenzione al fattore risparmio, e sappiamo che molto spesso le aziende gestite dalla malavita non hanno come obiettivo il profitto, il giusto profitto, ma hanno come obiettivo qualcosa d'altro, come il riciclaggio, il denaro sporco, eccetera. D'altra parte trovano anche terreno fertile, perché il nostro è un settore di grande vitalità e di grande vulnerabilità. La vitalità porta le aspettative di ricchezza, e le aspettative di ricchezza non è ancora un peccato, sono il volano di qualsiasi attività, anche quale pubblico esercizio. La vulnerabilità invece porta alla facilità di acquisizione, soprattutto quelle con bassa marginalità che hanno qualche problema. Il fatto, insomma, della deregulation che ha in un certo senso reso più semplice l'acquisizione dell'attività e comunque l'esercizio ha aperto un fronte di facile aggressione da parte di chi ha soldi da investire in un settore di dubbia provenienza, per cui è un dato di fatto. Tra l'altro io dico spesso, e ne approfitto anche della vostra ospitalità per dire, che bisognerebbe stare attenti non solo ai clienti che escono dai bar senza scontrini, ma anche agli scontrini senza clienti, insomma è un eufemismo, una battuta, ma dietro questa battuta c'è la gravità del problema di cui siamo assolutamente consapevoli. Certo.
Esatto. Volevo approfittare della sua presenza oggi qui a Marconi Radio Aperta per capire anche come le istituzioni e anche voi della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, cosa si può fare e cosa fate concretamente per appunto mettervi dalla parte degli esercenti per, immagino, prevenire questo rischio di infiltrazioni della criminalità nel settore. Beh, quello che è l'illegalità nel nostro settore è un tema da sempre all'attenzione di Concommercio. Ogni anno gestisce la giornata della legalità mi piace, dove chiamiamo a ragionare istituzioni, rappresentanti della legislatura e forze dell'ordine, oltre che i rappresentanti politici, su un argomento che porta evidentemente a delle patologie, insomma, perché dietro l'illegalità ci sono furti, rapine, contraffazione, abusivismo, ma anche la gestione diretta o indiretta di attività di natura commerciale, creando i fenomeni a cui prima facevo riferimento. Per cui il ruolo dell'associazione di categoria innanzitutto è quello di accompagnare qualsiasi iniziativa fatta dalle magistrature e le forze dell'ordine per contrastare, e questo si può fare innanzitutto da parte nostra, quello di sensibilizzare i nostri associati al principio che denunciare si può, denunciare si deve, denunciare conviene, ribadendo e ripetendo quello che il nostro presidente confederale Carlo Sangalli molto spesso richiama, insomma, per cui il senso di responsabilità collegato alla nostra funzione di corpi intermedi. L'altro aspetto è che il ruolo dell'associazione di rappresentanza deve essere un ruolo anche di argine contro l'illegalità, perché dare un supporto e affidare e assegnare ai nostri associati il fatto di non sentirsi solo in una lotta evidentemente che presenta anche dei pericoli, dei rischi, lei conosce perfettamente, basti pensare anche all'usura, alle estorsioni, al saccheggio e tanti altri fenomeni collegati alla criminalità. D'altra parte, insomma, però potrebbero essere alimentati certi strumenti, insomma, perché la semplificazione e la liberalizzazione nel nostro paese ha certamente portato dei vantaggi, se vediamo solo dal punto di vista dell'efficienza tecnica, perché più concorrenza c'è, lei mi insegna, meglio la dinamica dei prezzi di vendita di prodotti e di somministrazione. D'altra parte però c'è anche l'efficienza sociale. L'efficienza sociale sono i danni che le infiltrazioni malavitose creano. Per cui oggi, per esempio, siamo in presenza di un'attività completamente liberalizzata, dove l'approccio è consentito a tutti, dove quelli che sono i requisiti morali e professionali che prima dovevano essere preventivamente certificati, oggi sono autocertificati dal soggetto, con la possibilità da parte della pubblica amministrazione, comuni o casa di commercio di andare a fare dei campioni, dei controlli a campione, che ovviamente consentono, lasciano larghe le possibilità di infiltrazione, insomma. Per cui quello che chiediamo non è un problema di norme, quanto piuttosto di controllo di queste norme, per cui per esempio la previsione di controlli annuali sulla permanenza dei requisiti morali dei titolari, che oggi non viene fatta, oppure di controlli sull'effettiva titolarità nella gestione dell'esercizio pubblico, oppure la verifica puntuale, come dicevo prima, non la campione dei requisiti morali professionali, o comunque ancora l'individuazione di indicatori per allertare le anomalie. Le anomalie per esempio possono essere il fatto di intestare le licenze ad anziani, oppure di intestare alle persone residenti in un altro posto, insomma. C'è tutto un grandissimo lavoro da fare, sulla quale noi non possiamo che riconfermare la disponibilità a collaborare con le forze di polizia e della magistratura. Qui va solo l'apprezzamento, perché ogni risultato della loro azione è un risultato che fa bene alla società, ma fa bene anche all'impresa del settore, perché ripeto, insomma, se chi fa l'attività illegalmente ha come obiettivo di riciclare il grano sporco, è chiaro che interviene su quelli che sono i corretti prezzi di vendita dei prodotti, su quelli che sono gli avviamenti commerciali che si pagano, e in certe cose, in certi casi sono evidentemente fuori dal mondo, e anche situazioni gravose. Tra l'altro il senso di responsabilità della categoria viene anche chiamata al rispetto di cosiddetti codici etico, perché la malavita poi può gestire le nostre attività in due modi: la gestione diretta, compro un bar e poi faccio la lavanderia inventandomi gli scontrini. D'altra parte
ci sono attività che molto spesso hanno connivenza con quella che è la criminalità. Pensi per esempio ai nostri locali di intrattenimento che fanno una fatica per far capire ai nostri imprenditori che è fondamentale anche per il loro interesse quello che sono la tutela delle attività contro quelli che sono attività di spaccio di droga, di prostituzione o di gioco illecito che in molte attività a volte vengono interpretate. E qui è chiaro che c'è un problema di sensibilizzazione, di educazione, di responsabilità, di sensibilità e di valori del lavoro e dell'impresa che gli imprenditori a volte non rispettano. È chiaro che il dovere della società e dell'associazione è quella certamente di fare argine, di provarle tutte, perché ripeto, questa deriva crea danni a tutti, danni sociali, danni alle imprese, nella fattispecie le imprese di pubblico esercizio fatto normalmente da persone serie, per bene, che lavorano, che fanno fatica, come fanno fatica tante altre persone, insomma. Grazie molte per questa analisi al presidente di Fipe Confcommercio, Lino Enrico Stoppani, grazie e a presto qui su Marconi.